Come gestire al meglio il personale nel tuo locale o nel tuo hotel, ottenendo i risultati di professionalità della tua squadra che da anni desideri? Scopriamolo in questo video. Ciao, sono Paola Imparato, esperta di Hospitality Management, e in questo video scopriremo cosa fare e come riuscire ad ottenere ottimi risultati nella gestione delle risorse umane, che tu sia un manager o il titolare di un bar, di un ristorante o di un hotel. Poi, se hai delle domande, non esitare a scrivermi nei commenti sotto il video. Ti risponderò con piacere sia per iscritto sia live su YouTube. Quindi, se vorrai esserci anche tu, sarà opportuno che tu ti iscriva al mio canale e attivi le notifiche per essere avvisato. Sulla gestione del personale ho molta esperienza e teoria da raccontarti, per cui questo video sarà solo uno dei primi su questo ostico ma stimolante argomento. Secondo un recente sondaggio, il 46% dei gestori e dei proprietari di ristoranti e di alberghi ha affermato che formare, gestire e fidelizzare il personale, quindi trattenere in azienda le risorse di cui si è soddisfatti, è la loro sfida numero uno. E se sei qui, suppongo che tu appartenga a questo gruppo. I principali attori dell'industria dell'ospitalità, quindi i ristoranti e gli alberghi, sono delle aziende dal ritmo serrato, sia per il titolare o manager e sia per i dipendenti. E affinché un'azienda possa godere di un'elevata redditività, quella a cui tu ambisci naturalmente, e mantenerla anche nel tempo, bisognerà che tu, leader, proprio tu, costruisca un team di successo. Come specifico in ogni mio corso, la gestione delle risorse umane è un affare molto complesso. Ciò in quanto noi che gestiamo le persone siamo complessi e coloro che vengono gestiti da noi sono altrettanto complessi. Siamo esseri umani. Negli anni, però, ho compreso che si riescono a ottenere migliori risultati per questa specifica attività manageriale soltanto se dalla tradizionale gestione del personale si passa alla moderna gestione delle risorse umane. La principale differenza tra gestire persone e gestire risorse umane in un'azienda risiede nell'approccio aziendale. Tradizionalmente, e purtroppo, i lavoratori vengono visti semplicemente come uno strumento a cui assegnare dei compiti da svolgere. La gestione delle risorse umane, invece, ha una portata più ampia e considera i dipendenti come una risorsa dell'organizzazione. Immagina cosa sarebbe un hotel senza un receptionist in gamba, oppure cosa sarebbe un ristorante senza un cameriere che sia la giusta interfaccia tra l'azienda e il cliente. O ancora, cosa sarebbe un bar senza un barman comunicativo ed empatico? La gestione delle risorse umane è un processo continuo per garantire l'uomo giusto al posto giusto. In poche parole, è l'arte di utilizzare le risorse umane nel modo più efficiente possibile per ottenerne la maggiore produttività, quantità e qualità lavorativa. Attuare questo tipo di approccio significherà che quando si assegnerà una risorsa ad una specifica attività, innanzitutto bisognerà domandarsi: quali sono le mansioni per quella posizione? Qui ti consiglio due cose. Innanzitutto, non dare per scontato che chi viene assunto in una data posizione, semmai che ha già ricoperto in passato, sappia di default cosa e come svolgere il lavoro così come tu vorresti che venga svolto. L'azienda la gestisci tu? E non lui. Secondo, soffermati e metti anche nero su bianco, se vuoi, cosa deve fare chi lavora in questa posizione in base alle esigenze e all'organizzazione della tua azienda, e comunicalo subito alla risorsa sin dal momento della selezione. Vedi, purtroppo molte persone si demotivano o decidono di non lavorare più per un locale o per un albergo a causa di una mancata comprensione che nasce proprio in fase di selezione. Un dipendente potrebbe ritrovarsi a fare delle cose durante il suo turno di lavoro che almeno nel suo immaginario non spetterebbero a lui. Quindi quello che ti consiglio è chiarezza e comprensione. Quali sono le attitudini e le capacità che dovrebbe possedere la persona a cui assegno il lavoro? Ti ho detto prima, in base alle mansioni che dovrà svolgere il tuo dipendente, comprendi quali capacità e attitudini deve già possedere questa risorsa in modo tale da svolgere il colloquio in maniera efficace. Cosa devo fare per condurlo nello svolgere bene l'attività?
Durante la mia quasi ventennale esperienza ho avuto modo di conoscere tantissimi titolari d'azienda e manager e sembra che i propri collaboratori debbano possedere una sorta di capacità predittiva o comunque essere abili a leggere nel pensiero per sapere da subito cosa e come farlo. Sappiamo benissimo che non è così. Pertanto, l'unico modo per non far sbagliare di continuo il tuo collaboratore, per non far arrivare al cliente possibile sue defaillance, il tuo compito è e sarà quello di condurlo a svolgere al meglio il lavoro per cui è stato assunto. Il gestore mi riferiva che in piena estate, con un caldo molto afoso, arriva al suo hotel una famiglia con bambini molto piccoli. La receptionist, al loro arrivo, pur avendo percepito la loro stanchezza, invece di offrirgli un po' d'acqua o una sedia, avrebbe immediatamente richiesto i documenti. Sicuramente questo atteggiamento non è positivo, convengo in pieno. Anch'io ritengo che il senso di ospitalità sia ben altro. Però credo anche che non ci fosse stata una grande chiarezza da parte del gestore su cosa significasse accoglienza, ma invece troppa enfasi sulle procedure. Bene, se gestisci un locale o un hotel, oppure intendi aprirne uno, e in virtù della mia quasi ventennale esperienza volessi un mio consiglio su come selezionare e gestire al meglio le risorse umane, non esitare a contattarmi anche attraverso il link sottostante che troverai nella descrizione del video. Poi, se hai delle domande, non esitare a scrivermi nei commenti sotto il video. Ti risponderò con piacere sia per iscritto sia live su YouTube. Quindi, per esserci anche tu dal vivo, sarà opportuno che tu ti iscriva al mio canale e attivi le notifiche per essere avvisato. Inoltre, sappi che dall'inizio del 2020 creerò una community di miei fedeli e fedelissimi, dove posterò video esclusivi sul Food and Beverage Cost Control, sul Revenue Management sia ristorativo che alberghiero, sul web marketing specifico per il settore Horeca e tanto altro. Se riuscirai a far parte della mia community, nell'anno indirò un concorso per la partecipazione gratuita ad un webinar one-to-one con me, per confrontarti sulla gestione del tuo locale o del tuo albergo. Perciò, cosa aspetti? Iscriviti al mio canale. Buona giornata. Sulla gestione del personale ho molta esperienza